Allora, la prigione e il lavoro. Io disgraziatamente, non è per vanto, per l'amor del cielo, per raccontare le peripezie mie, sono stato qualche volta anche in prigione. E dato che mi comportavo bene, e allora molte volte, dato che i prigionieri in prigione era un privilegio chi acquistava il lavoro lì dentro, per me non sicuro. Sicché molta gente acquistava un lavoro con delle raccomandazioni o con questo o con quell'altro. A me invece me lo vogliono offrire loro in due volte. Qui a Perugia, il carcere di Perugia, anche il carcere di Arezzo, sì. Sicché insomma io ho intitolato questo racconto La prigione e il lavoro. Allora vedevano che io stavo al mio posto, non davo noia a nessuno, non era a posto, dicevo, ma tu Gorini, dice, il lavoro non lo chiedi mai, mi mandarono a chiamare, sia quando abitavo a Arezzo, sia quando abitavo qui a Perugia. Dico, ma no, dico, dice, te lo trovo io il posto. Ma io c'avevo una rabbia invece di chi è che andava a lavorare quando uno è in prigione. Per conto mio, a giudizio mio, non dovrebbe lavorare, deve fare il detenuto e basta. Questo era il mio motto. Ma dato che il comandante, il sottocomandante, questo e quell'altro, in queste due occasioni, ripeto, sia a Perugia che a Arezzo, dice Guarini, dice, vuole il comandante, dice, ma tu, dice, ti vogliamo dare un lavoro, tu non lo chiedi mai, forse perché? Dico, no, grazie, dico, dice, guarda, ti diamo il meglio lavoro che esiste qui dentro lo stabilimento penitenziario. Ti facciamo fare il casermiere. E che cos'è questo casermiere? Tanto io dentro di me ero sicuro che non ci andavo a lavorare, a meno che non fossi obbligato, sotto le minacce. Il casermiere si tratta di rifare i letti, di tenere in ordine la caserma dove dormono le guardie. Perché molti dormono a casa loro, molti ci abbiamo delle camerate, chi è che ha famiglia fuori, e certamente io, dato che insomma le potevo vedere le guardie mica per odiarle, perché ero contro, no? Ero contro, no? E dico, come? Ecco, c'ho da pulire anche le scarpe dentro di me. Però ammiravo e ringraziavo questo interessamento su di me. Dici, ma c'è tanta gente che sa quanto pagherebbero per avere questo posto, è il più prelevigiato, come si dice? Dunque c'hai un piccolo stipendio, una piccola lira, poi. Invece io la pensavo tutta all'incontrario, perché ho pensato? Non mi conoscevano di come ero fabbricato io. Io pensavo che le patrie galere non dovrebbero nemmeno esistere, dal minuto quando la società, adesso andiamo un pochino sul serio, quando la società dovrebbe filare dritta, difficilmente uno dovrebbe andare in prigione. E io ho pensato, io vado in prigione, fuori non lavoravo perché non c'era, o perché qui allora di quei tempi c'era la fame, destra e sinistra, lavoravo fuori, toccava grattare qualcosa, venga a lavorare in prigione, ma che sono scemo fra di me. E io sempre dico, sì, grazie, dico, ma ci penserò, vedrò, grazie signor comandante. E pensavo, dice, ma come la pensa? La pensavo che ero contrario, non doveva nessun detenuto andare a lavorare, lui deve fare il detenuto. Io, cornuto e bastonato, no, dentro di me, grazie signor comandante, grazie signor Sottuffi. Ma io la pensavo tutta all'incontrario. Li stimavo, perché loro vedevano che io magari mi comportavo bene. E io fra di me pensavo, come? Sono galera apposta per rubare qualcosa perché non c'è la batte in chiodo e vado dentro e voglio lavorare in galera. Al carcere di Perugia una volta gli dissi così, senta, dico, no, al carcere d'Arezzo, mi sbagliavo, dico, senta, dico, io vi ringrazio immensamente che lo terrò presente, infatti lo sto incidendo, sono passati tanti anni, però io già sono occupato. Il comandante dice, e che fai?
Devo fare io 2 anni di detenuto, devo fare il detenuto, non l'operaio, io devo fare il detenuto e sto facendo. Dice, ma tutti cercano il lavoro. Perché non sono uomini, secondo me, sono burattini, perché fuori fai lo sbaglio. Fate gli anni che sei dal tribunale o la pretura, quel che sia, e fateli come da detenuto. Dopo c'è 70 a ritornarci. Io volevo far capire che sbaglierebbero anche a chi gli dà il lavoro. Niente, bene, fa il detenuto, era fa il detenuto. Io già sono occupato, signor comandante. Ma ringrazio tanto del vostro pensiero. Rammenterò sempre questo atto, infatti lo sto incidendo. L'uomo, gli disse, dico, l'uomo deve essere anche detenuto, quando ha sbagliato deve pagare, sempre che la legge se ne accorga. E mica voi da me a denunciarmi, no? Sono caduto, devo pagare, io già sono occupato, faccio il detenuto, se no divento una lavandaia. È come il soldato sotto le armi. Che te ne fai dell'attendente, attendente? Che cazzo di soldato è? Ma che fai? Allora va a fare il lavandaio. Soldato deve essere soldato. E il comandante non deve prendere un attendente, deve prendere un privato allora. A meno che attendente nel senso del servizio militare. Allora il capotanto di cappello. Ma non l'attendente che ti pulisce le scarpe, ti fa questo. Questo te lo fai per conto tuo. Il soldato se no si degrada. E anche il detenuto, dentro di me pensavo questo, il detenuto si degrada. Se hai sbagliato devi pagare. Quando è pagato è fatto e poi stare con la fronte in alto. Non che dopo ti raccomandi, se mi dà il lavoro mi passa meglio il tempo. Quando eri fuori allora potevi fare di meno di rompere i coglioni e di venire dentro. Questo era l'inizio mio, ma questo non glielo potevo spiegare, perché ero fatto con questo carattere. E non li compativo quelli che dopo in castagna, certamente. Non posso pretendere uno che 30 anni di galera, 40 anni di galera, e non posso pretendere quel che dicevo adesso io. Ma io ero penando per 2 per 3, che lavoro mi dai? Finché fai lavorare qui, diciamo 20, 30, 15 anni, posso anche cavare cappello. Non lo posso portare un uomo a sta sempre dentro una cella dalla mattina alla sera per 30 o 40 anni, muore pazzo. Di lì io gli posso anche... chiudere un occhio, ma noi altri ai reparti giudiziari, che il più che c'era uno tra 4 e 5 anni, certo sono lunghi tra 4 e 5 anni, ma prima di entrarci allora tocca stare attento, appena entrano cercano il lavoro, cercatelo fuori e dopo non rompi i coglioni da andare a rubare di qua di là, no? Allora se hai sbagliato devi essere uomo, devi riconoscere, devi scontarla come la legge comanda, questo era il punto.